Salve a tutti, l'annata che sta finendo è stata complessa per tutti quanti, ma anche per l'agroalimentare regionale, luci e ombre, difficoltà e qualche opportunità. Di tutto questo parliamo con Venanzio Francescutti, il presidente di Fedagri Pesca regionale, ed ecco il suo racconto. Presidente Francescutti, in questo anno particolarmente difficile per tutto l'agroalimentare, c'è però il settore della pesca che sta soffrendo particolarmente, soprattutto in queste settimane. Cosa sta succedendo? Purtroppo è vero, il settore della pesca nella nostra regione, ma così come in tutto il nostro paese, è quello che sta soffrendo un po' più di tutti a conseguenza di questo Covid. Si pensi che a livello nazionale c'è quasi una perdita del 50% di quello che è il valore economico del pescato e del venduto negli anni precedenti. La nostra regione si è difesa un po' meglio rispetto al dato nazionale, però è in forte sofferenza a causa della chiusura, della ristorazione e quindi di tutto il sistema dell'oreca. In questo momento non soltanto la pesca, ma anche altre realtà, sia del lattiero caseario come anche del mondo viticolo, il problema dell'oreca è quello che ha maggiormente creato difficoltà. Quali sono le difficoltà? Perché naturalmente col discorso assembramenti tutto il settore ristorazione, dettaglio è particolarmente penalizzato. E a cascata cosa sta succedendo? In particolare per i fornitori e per le nostre cooperative. Chiaramente non essendoci il consumo e dobbiamo partire già da questa primavera, dalla fine dell'inverno, dall'inizio della primavera, che pur avendo fornito, prodotto gran parte delle nostre aziende, delle nostre cooperative non hanno incassato e nonostante ci sia stata una leggera ripresa nel periodo estivo con il nuovo lockdown, con il nuovo blocco delle vendite, si è ripresentato in maniera anche molto più forte questa difficoltà anche di incassare, quindi il problema della liquidità sia di quello che è venduto e ovviamente dell'aver perso gran parte del mercato di questi mesi. Ecco, so che voi sulla liquidità ovviamente siete particolarmente sollecitati dalle cooperative, avete fatto anche delle proposte, in sintesi. Le proposte sono quelle di poter avere disponibilità di fondi che ci permettano di poter superare questa crisi, perché ovviamente dopo è a cascata, si ripercuoterebbe per tutto il sistema, per tutta la nostra filiera che ne andrebbe a soffrire, che parte ovviamente da quello che può essere il semplice rappresentante ma anche il fornitore diventerebbe un problema serio. Quindi la necessità di avere liquidità in questo momento sia per far fronte ai mancati incassi ma anche per quello che dovrà essere poi un rilancio per i prossimi anni e per il prossime programmazioni delle nostre aziende. Presidente Francescutti, a proposito esattamente di programmazione, di attese e speranze, c'è un grande interesse attorno al Next Generation EU perché molti fondi arriveranno per la ripartenza dell'Italia e del nostro agroalimentare. Ecco, le cooperative sono preparate, si stanno attivando, hanno progettualità in campo? Sì, questa è una grande occasione che avremo, che avrà tutto il mondo economico di tutto il paese, ma ovviamente anche le nostre cooperative dovranno approfittarne, perché la disponibilità di questi ingenti finanziamenti saranno utilizzati da chi sarà pronto con progetti concreti di rilancio del proprio settore, delle proprie aziende, della propria economia, e su questo stiamo investendo e stiamo spingendo che i consigli di amministrazione si preparino a questo evento. Abbiamo alcune perplessità e alcuni dubbi perché la finestra sarà veramente molto breve e chi non sarà pronto rischia di rimanerne fuori, ma tra burocrazia e tra il sistema paese che in questo momento non dà segnali di essersi rigenerato o riformato, abbiamo qualche dubbio nella sua efficacia poi attuativa di questi piani. Speriamo bene, quindi per il 2021 cosa possiamo dirci, Presidente? Intanto un in bocca al lupo a tutti e un augurio di veramente di impegnarci per uscire da questa situazione così critica. E mi piacerebbe riprendere un concetto, non so bene qual è la frase che ha in questi giorni espresso il Presidente degli Industriali del Friuli Venezia Giulia, dove diceva che questa crisi sia redditiva, che crei reddito, che sia produttiva. E questo è l'unico auspicio che ci possiamo fare tra di noi, ma dipenderà dalla capacità che avremo di riprogettare il nostro futuro,
per gli investimenti che dovremo fare, ma anche nella capacità amministrativa di questo paese che si deve rinnovare nelle sue forme proprio più semplici, e questa benedetta burocrazia deve diminuire.